poi sulla destra per Matarazzo, sul cui cross c'è la ribattuta in fallo laterale del difensore di sinistra Lugliese. Andremo tra poco a riepilogare le formazioni con Ciaramelletti che sta cross a centro area, ma sul cross di Ciaramelletti l'assistente è andato a vedere un pallone che era uscito, e sul cross c'era stata reazione in rete di De Iulis, ma questo è un episodio che vorremmo rivedere. O con Saccucci, Sanchez, Anastasio, Sanchez. Ottima questa conclusione di Ioine, De Iulis, traversa di De Iulis. Delgado, parte la parabola, Strumbo, e poi c'è questa conclusione di Sanchez, con parata di Ioine. Giustissimo ancora Delgado. La conclusione dal limite del Gado, cosa che non va in porto adesso. C'è ancora un colpo di testa di Sanchez. Anastasio, lancio in profondità, e poi c'è questa azione velocissima con Esposito. Pisani, e c'è il calcio di rigore per il Picerno. Uscita scomposta di Saccucci, direttore di gara, che probabilmente ci sarà anche espulsione di Saccucci. Quando siamo al 32esimo, l'episodio che potrebbe chiudere il match qui a Genazzano. Calcio di rigore per il Picerno, Saccucci ammonito, parte Esposito, tiro a rete, tocco corto ma angolatissimo di Esposito, che porta adesso il punteggio sul 3-1. Sanchez non ha capito la finta del suo compagno, ed in questo istante c'è il triplice fischio del direttore di gara. Dunque qui alle rose di Genazzano, finale Serpentara 1 Picerno 3. Al termine del match siamo in compagnia di mister Antonio Foglia Manzillo. Mister, lei diciamo è un vecchio pirata del calcio, ci consenta l'espressione. E chi si aspettava la cosiddetta partita facile contro l'ultima della classe è stato servito, ma chiaramente lei sapeva perfettamente che sarebbe stata una partita molto difficile. No, chi pensava che era una partita facile probabilmente sta scendendo da un altro pianeta. Da dicembre in poi il Picerno non è ultimo in classifica. Il Picerno veniva da 2 vittorie nelle ultime 4 partite, tra l'altro avendo battuto la seconda domenica e vincendo a Potenza, che è un campaccio. Oggi ha inanellato la 3ª vittoria nelle ultime 5 partite, per cui voglio dire, forse qualcuno, noi siamo il Serpentara, non siamo una squadra, probabilmente qualcuno ci ha scambiato per la squadra con la maglietta a strisce verticali bianconere. No, noi siamo il Serpentara, e ottenere 8 risultati di fila, 5 vittorie e 3 pareggi, ci sta che la nona la perdi, soprattutto con una squadra in forma e che annovera diversi giocatori importanti. Noi abbiamo fatto chiaramente una partita sottotono e la analizzeremo, però per me non è successo niente di eclatante, è successo quello che poteva accadere. Benissimo mister, però noi siamo rimasti molto colpiti dall'ultima scena finale, il suo abbraccio con tutti i ragazzi al centro del campo. Io l'ho interpretato in questa maniera, è stato un abbraccio per far gruppo, per lanciare un messaggio anche alla tifoseria: noi ci siamo e vogliamo ancora cercare con grande determinazione il traguardo che ci siamo prefissati. Assolutamente, perché è chiaro, dopo una sconfitta del genere ci si butta giù. Allora ho voluto subito mettere in chiaro le cose: 8 risultati di fila non si fanno per caso, evidentemente abbiamo delle qualità, per cui quello di oggi è un inciampo che abbiamo preso,
che ci può stare. L'importante è domani ci rialziamo e pensiamo alla prossima partita, perché voglio dire, non abbiamo perso una partita, non è successo niente di clamoroso, non la facciamo più grossa di quella che è. Benissimo mister, e allora, visto che lei ci ha dato l'assist, e noi ci spostiamo sul tono scherzoso come facciamo sempre, sappiamo che lei ieri ha compiuto gli anni, gli facciamo gli auguri in ritardo ma anche un rimprovero, insomma oggi si è presentato senza pastarelle, senza spumante. No vabbè, non c'è niente da festeggiare prima di una partita, voglio dire, poi ho già dato ieri, per cui mo se ne parla martedì. Benissimo, ma la stampa non l'ha invitata e noi parleremo molto male di lei, mister. Arrivederci. Grazie. Tra l'altro anche l'allenatore della squadra di casa, mister Antonio Foglia Manzillo, ha riconosciuto che insomma la prova del Picerno è stata sicuramente molto molto positiva, ma che lui conosceva le potenzialità di questa squadra, insomma non è rimasto abbastanza sorpreso. Ma con questi tre punti adesso c'è un balzo a quota 17 della sua squadra, direttore, significa che comunque questa zona salvezza si allargherà a macchia d'olio? Sì, sicuramente, i risultati, gli altri oggi se non sbaglio non hanno corso, hanno un po' rallentato, l'Aprile in casa ha pareggiato, lo stesso Serpentaro l'abbiamo affrontato, prima erano 11, adesso abbiamo soltanto 8 punti, quindi diciamo che noi siamo qui, siamo venuti a Serpentara con la volontà, la voglia di vincere questa partita, ci siamo riusciti e già iniziamo a pensare, come diceva il mister, abbiamo fatto un bel passo, ma già dal martedì bisogna già pensare al Fondi e poi a tutte le partite che verranno. Sì, ma con il Fondi, direttore? Sì, il Fondi in casa domenica prossima, che affronteremo. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille, complimenti. Grazie.